un modo diverso di raccontare lo sport. Niente gol, primati e medaglie, ma analisi di un fenomeno sempre più vasto nella società moderna, ovvero l'utilizzo dei campioni in comunicazione. È quello che ci consente la lettura di Sport, fabbrica di testimonial, libro edito da Franco Angeli e scritto da Barbara Ricci e Mimmo Ugliano, per la cui presentazione è stato allestito un interessante dibattito al Circolo della Stampa di Milano, moderato dal direttore delle news di Telenova Gianni Visnadi. Presente, oltre ai manager di Marcello Lippi e Carolina Kostner, al responsabile delle sponsorizzazioni sportive di Fiat Auto Dario De Stefanis e al responsabile della divisione sport dell'Armando Testa Corrado Zucca, anche il due volte iridato di nuoto Filippo Magnini, modello riuscito di campione diventato celebrity, di cui il libro racconta tra l'altro l'esperienza di andata e ritorno tra le vasche e la TV. Quella è stata un'esperienza che mi è servita molto, perché venendo un po' dalla mancato risultato dell'Olimpiade, ho preferito staccare proprio con l'ambiente del nuoto, mi sono buttato in quest'altro progetto che comunque era diciamo di essere inviato all'Isola dei Famosi, mentre tutti dicevano che dopo un po' di TV lo sportivo poteva perdersi, invece io ho dimostrato di tener botta. Niente gol e medaglie, ma in Sport, fabbrica di testimonial, in realtà le classifiche ci sono e sono quelle di notorietà, popolarità con i relativi indici di bravura, simpatia e fiducia in pubblicità e interessanti confronti diretti tra campioni come Kakà, Ronaldinho, Vezzali, Pellegrini e Cuneo Ballan. Sì, parla dello sport visto dalla parte della notorietà, della creazione della celebrità, sono aspetti sempre più centrali nella nostra società e lo sono anche per lo sport sempre di più, e credo che il libro riesca a dare un'interpretazione sia scientifica che anche di pratica, proprio di gestione, perché ci sono diversi casi di atleti diventati anche celebrità sportive mondiali raccontati dai protagonisti e dai loro manager. Sport fabbrica di testimonial è un libro per gli addetti ai lavori, per gli studenti di marketing, ma anche semplicemente per chi segue lo sport da appassionato e intende scoprirne un lato moderno e in profonda espansione. A lettura completata sarà probabilmente più facile capire perché il Milan ha scelto Beckham e non un difensore.